Ciao! Allora, la luce non è favolosa, ma mi sono rinchiusa in cucina, così siamo un po', tra di noi, visto che le bambine dormono. Faccio sempre video quando le bambine dormono, vabbè. Il ticchettio che sentite, sto cuocendo una cosa al forno, quindi non, niente di che. Perdonatemi, ma devo farlo per forza. Non mi spia nessuno. Allora, guardavo vari video, anche americani, su, insomma, le cose usate per la dieta. E ho pensato, visto che sono quasi 2 mesi che sono a dieta e un pochino su certe cose mi sto annoiando, ho detto adesso vi faccio vedere quello che io mangio a colazione e a merenda negli spuntini. Io ne ho una a metà mattina e una a metà pomeriggio, e vediamo se ci possiamo dare qualche consiglio e insomma vedere come va, vedere anche quello che voi mangiate. Io ho una colazione che è abbastanza abbondante, perché posso scegliere tra, allora ogni giorno è diversa, tra 30 ml di latte con latte o è parzialmente scremato, no, che dico, 30 ml di latte, cretina, 30 ml di cereale, 30 ml di latte e una sniffata di latte. Allora, vabbè. Ok, 30 grammi di cereali con 150 ml di latte parzialmente scremato, oppure qualcosina in meno nel caso in cui il latte fosse intero. Per quanto riguarda i cereali, io adoro gli special cake, quelli al cioccolato, quelli ricoperti di cioccolato. Ne vado pazza, però li compro poco proprio per questo, perché ne vado pazza e misurarmi 30 grammi è difficile. Però ho trovato della misura questi qui, che hanno dentro pezzettini di fragola e i riccioli di cioccolato, e come calorie sono 30 grammi 110 calorie, diciamo che siamo lì lì con quelli della Special K. Altri diciamo altri cereali per il momento non li ho mai provati. Se avete qualche marca o qualche gusto, più che altro li preferisco cioccolatosi, perché a me il latte non piace molto. Quindi ho bisogno di qualcosa dentro che gli dia un pochettino di sapore in più. Oppure a colazione, avevo il cornetto tipo quello della misura, però dopo un po' di settimane che lo mangiavo e sapeva di cartone, ho parlato con la mia nutrizionista e le ho detto: senti, ma posso provare qualcosa di alternativo? Perché lei all'inizio mi ha detto che la dieta la dovevo fare proprio come lei me l'aveva scritta. Ha detto sì, vedi se trovi qualche cosa di interessante. Ed io ho trovato queste. Le gioiose alla ciliegia e poi ci sono anche all'albicocca. Ora, come potete vedere, hanno un prezzo che è da ridere. Non solo, hanno 87 calorie l'una, quindi io ne posso mangiare due per colazione. Sono piccoline, ma volete vedere visivamente quanto vi saziano visivamente? Non ci sono paragoni. Naturalmente la mia nutrizionista però ha voluto vedere, abbiamo controllato sul sito, perché lei non ci tiene soltanto alle calorie, ci tiene anche al bilanciamento tra grassi e carboidrati. E quindi devo dire che queste caloricamente, anche perché il cornetto della misura aveva una cosa come 180-190 calorie ed era così ed era orribile di sapore, a me non è piaciuto. Quindi insomma sono rimasta molto contenta e sono della Montebovi. E insomma voglio dire, qualità-prezzo, neanche a parlarne, costano 85 centesimi. Questo è per la colazione, oppure posso mangiare lo yogurt magro e io prendo una brioche o anche due, dipende dal giorno, perché in alcuni giorni ho sia lo yogurt che le due brioche. Sì, mi va di deretano, no, si dice culo, mi va di culo, Come yogurt io di solito prendo o il Vitasnella, questo magro, oppure prendo quello della Müller. Naturalmente questo
Cioè, secondo me ananas e pesca è uno dei gusti migliori del mondo. Ci si può fare anche il gelato, se lo mettete in freezer per qualche ora viene un gelato. E secondo me se ci si mettete anche lo stecco, dopo lo tirate fuori, lo mangiate proprio come gelato. E poi invece queste della vita snella a me piacciono molto. Il gusto prugna, ecco, non mi fa impazzire. Però per esempio melone o quello alla ciliegia è buonissimo perché c'ha tutti i pezzi. Per quanto riguarda gli spuntini, o ho la frutta, 150 grammi di frutta, oppure ho le barrette. A me quelle delle Special K hanno stancato, Special K, Kellogg's hanno stancato. Ho trovato queste della Hero, che non solo costano di meno, ma hanno anche meno calorie, perché hanno 67 calorie. Oppure, quando mi voglio trattare bene, queste qui della Gran Cereale, che sanno proprio di sono con i cereali e il cioccolato. Hanno 88 calorie, quindi un po' in più rispetto alle altre, ma è comunque una merenda accettabile. E insomma, hanno proprio il sapore del cioccolato fondente, mi piace molto. Sì, vado sempre verso queste cose più cioccolatose piuttosto che quelle con la frutta. Oppure come spuntino posso prendere lo yogurt, oppure posso mangiare i cracker integrali. I migliori, secondo me, naturalmente, sono questi, e sono questi della misura. Prima di tutto perché è un bel pacco. Ce ne sono 6? Sì. Perché hanno poche calorie, perché hanno un bel sapore di cereale integrale e masticando, masticando, masticando e ingollando acqua saziano molto e quindi devo dire mi piacciono veramente molto. Quindi questo è quello che io mangio durante il giorno. Adesso vedrò se posso inserire qualcosa di diverso. Se avete qualche consiglio da darmi, merende veloci. Fatemi sapere che io poi magari lo propongo alla mia nutrizionista e vedo se lei mi dà l'ok, diciamo così. Quindi, questo è tutto. Io oggi per merenda ho preso la tisana, quella all'ananas più uno di questi e mi ha fatto tanto contenta, anche se purtroppo è una barretta piccola e finisce subito. E puntualmente una cosa sbagliatissima che faccio è mangiare al computer. Quindi io ho mangiato la barretta e non mi sono neanche resa conto di averla mangiata. Quindi sarebbe preferibile non solo la colazione o le merende, ma anche pranzo e cena, masticare lentamente e mangiare a tavola. Lo so che cioè, a tavola senza televisione, senza computer. Sì, però io per esempio mangio magari quando le bambine stanno riposando o quando le bambine sono impegnate a guardare la televisione, diciamo che in quei 10 minuti mi faccio anche i fatti miei. Ecco, solo questo. Bene, questo è tutto. Credo che debba controllare quello che c'è nel forno. Io vi saluto e se vi piace questa serie di video, magari sull'alimentazione, sulla dietetica. Naturalmente non sono un'esperta, non voglio assolutamente, però insomma, confrontarci su queste cose può essere produttivo un po' per tutti, no? Ciao!